40 anni fa in Iran la vittoria della rivoluzione islamica guidata dall'Ayatollah Khomeini. I nostri inviati Carlo Maria Lo Savio e Fabrizio Silani. Doveva essere una prova di supporto popolare, ma complice anche una giornata climaticamente ostile, l'enorme piazza Azadi è rimasta con larghi spazi vuoti. Consueta coreografia, ragazzini in mimetica, guardie della rivoluzione schierate sotto il palco, oratori che si alternano a scandire alla folla gli slogan «Morte all'America», «Morte ad Israele», cui in questa occasione si aggiunge anche «Morte all'Arabia Saudita». Risposte da copione con tanto di falò di bandiere israeliane e americane. Il discorso celebrativo tocca al presidente in carica, una leadership oggi più debole per gli attacchi esterni e le fronde interne. Sotto la pioggia battente il presidente Rouhani rivendica l'eredità di 40 anni di rivoluzione. Siamo di fronte, dice, alla congiura delle sanzioni americane, ma grazie all'unità del popolo e alla vostra presenza qui, sostiene, supereremo anche questa. Segue un elenco dei progressi registrati in 40 anni di Repubblica Islamica e l'affermazione netta che sul programma missilistico l'Iran non intende scendere a patti. Le difficoltà economiche che attraversa il paese restano sullo sfondo. Ismail ricorda con gioia i giorni di 40 anni fa, quando era anche lui in strada per abbattere lo Shah. Da allora, dice, non ho perso un solo anniversario. Ad Haiti almeno 4 morti negli scontri.